Cari amici, buongiorno. Oggi facciamo un'altra nuova ricetta. Facciamo il caramello base. Iniziamo a elencare gli ingredienti. Abbiamo 166 grammi di zucchero che abbiamo messo in questa piccola ciotolina, 275 grammi di panna che abbiamo già messo dentro in questa piccola casseruola. 108 grammi di glucosio che adesso andremo a mettere anche lui, mezzo bacello di vaniglia, abbiamo la nostra bacca e 25 grammi di burro che abbiamo già preparato, come potete vedere. La nostra bacca di vaniglia ce l'abbiamo qua. Iniziamo. Allora, in un tegame mettiamo il 10% dello zucchero che abbiamo qua. Mettiamo un pochino, il 10%, e iniziamo a farlo sciogliere. Perché non lo mettiamo tutto? Perché se lo mettessimo tutto insieme, mentre scioglie, ci fa dei grumi e brucia. Se invece noi lo sciogliamo poco alla volta, aggiungendolo mano a mano, riusciremo a sciogliere e a tostare bene il nostro zucchero. Lo mettiamo sul fuoco e accendiamo. Iniziamo a tostare il nostro zucchero dentro nel nostro pentolino, mescolando continuamente per non farlo attaccare. E in contemporanea mettiamo gli altri ingredienti. Allora, il nostro zucchero è iniziato a caramellare piano piano, come potete notare. Ci manca ancora una metà dello zucchero da aggiungere. Quando diventa nocciola tutto quello che abbiamo aggiunto, aggiungeremo il resto. Facciamo questo per non creare dei grumi all'interno del nostro pentolino. Se rimangono dei grumi, ci rimarranno dentro nel nostro caramello, giustamente. Allora cosa facciamo? Adesso siamo quasi al secondo passaggio, che abbiamo quasi fuso anche la seconda. Quando arriviamo che vediamo praticamente che non ha nessun grumo ed è fuso color nocciola, cosa facciamo? Aggiungiamo tutto il resto dello zucchero. Come in questo caso siamo, diciamo, a un buon punto, andiamo ad aggiungere tutto il restante dello zucchero e continuiamo a mescolare per non che si facciano dei grumi. Nel frattempo portiamo la panna, il glucosio e i nostri semini della vaniglia che abbiamo aggiunto dentro questo pentolino, lo portiamo a ebollizione. Quando questo pentolino sarà arrivato ad ebollizione e avremo il nostro zucchero color nocciola, uniremo i due composti e cosa facciamo? Con una piccola frusta andremo a mescolare tutto e a ben amalgamare. Alla fine di questo passaggio spegneremo il fuoco e lasceremo intiepidire il nostro composto fino a 60 gradi. Dopo cosa faremo? Andremo a mescolare bene e andremo a lasciare raffreddare il nostro composto in frigorifero e il nostro caramello sarà pronto. Adesso lasciamo che il nostro zucchero ultimo che abbiamo messo si sciolga bene. Quando il nostro zucchero è bello fuso, aggiungeremo il nostro composto di panna, glucosio, assieme allo zucchero.
Dopo a 60 gradi il nostro composto, quando porteremo il composto a 60 gradi, perché? Perché andremo ad aggiungere il burro morbido, quando arriviamo a 60 gradi. Adesso vedrete cosa dobbiamo fare. Abbassiamo un fuoco perché sta arrivando a bollore il nostro composto della panna. Siamo quasi pronti anche con il nostro zucchero. Aumentiamo leggermente il fuoco sotto lo zucchero, di modo che si sciolga più velocemente. I nostri due composti sono quasi pronti, adesso andremo ad unire tutto. Andiamo ad unire i nostri due composti. Cosa facciamo? Andremo a mescolare con una frusta. Fino a far sciogliere bene i nostri due composti. Quando i nostri due composti saranno belli, belli sciolti, andremo ad aggiungere il nostro burro fuso. Naturalmente bisogna sempre, sempre, sempre mescolare bene.
come potete vedere il nostro composto è quasi pronto. C'è ancora qualche piccolo grumo collegato alla frusta. Quando avremo eliminato anche quei grumi lì, spegneremo il fuoco, lo lasceremo arrivare intorno ai 60 gradi, misureremo bene con un termometro. Quando siamo intorno ai 60 gradi, mettiamo il nostro burro, naturalmente sempre a fuoco spento. I nostri grumi sono quasi finiti. Dopo, non preoccupatevi, vi lascio tutte le... in descrizione vi lascio tutti gli ingredienti e il procedimento come farlo. Mi raccomando, fate sempre molta attenzione perché può schizzare dello zucchero bollente e è abbastanza pericoloso, nel senso che ci si può bruciare. Ora spegniamo il fuoco. Il nostro composto è bello liscio, senza grumi, come potete notare. Adesso lo lasciamo raffreddare fino a quando arriva intorno ai 60 gradi e quando arriva con la temperatura mettiamo il nostro burro e il nostro caramello base è fatto. Se volessimo fare un caramello salato basterebbe aggiungerci il sale. In percentuale è difficile da dire, dipende tutto dai gusti delle persone, c'è chi lo vuole più salato, c'è chi lo vuole meno salato. Quando aggiungete il sale lo assaggiate e a seconda del vostro gusto, se volete farlo salato, vedete quanto sale aggiungere. Chiaramente ricordatevi sempre che quando aggiungete il sale deve essere caldo, il composto deve essere caldo, perché se lo fate da composto freddo vi rimarrà la sabbiolina del sale mentre lo mangiate. Ok, il nostro composto è perfetto, grumi non ce ne sono più, come potete notare. Adesso lo lasciamo raffreddare un attimino e poi iniziamo a controllare la temperatura per vedere quando è il momento di metterci il burro. Ora controlliamo la temperatura del nostro caramello. Andiamo a vedere quanto è. Possiamo notare che siamo a 60-61 gradi. Possiamo aggiungere il nostro burro, che era la temperatura ambiente già da un attimo, così rimane bello morbido. Ora mischiamo il nostro burro fino a farlo sciogliere. Non faremo molta fatica perché il burro era già pastoso, non ci metteremo molto a scioglierlo. Quando avremo fuso il nostro burro dentro nel nostro caramello, il caramello è pronto, lo lasciamo raffreddare fino ad arrivare a una temperatura che possiamo inserirlo nel frigorifero e il nostro caramello è pronto. Come potete notare, il burro è quasi fuso e il nostro caramello è bello pastoso. Abbiamo ancora qualche pezzetto di burro che si deve fondere, ma come potete notare adesso il nostro caramello è a posto. Cosa facciamo? Lo mettiamo dentro questa scodella per farlo raffreddare più velocemente, questo piccolo recipiente. Lo facciamo raffreddare. Thank you.
E voilà. Il nostro caramello è pronto. Io in questo caso non metto sale perché lo voglio lasciare zuccherato. Se lo volete salato, aggiungete il sale quando il vostro caramello è intorno ai 100 gradi. Si scioglie bene il sale e vi rimane un caramello salato che potete mettere sopra i vostri dolci o ciò che desiderate. Cari amici, vi ringrazio. Iscrivetevi al canale e se volete rimanere aggiornati sulle prossime ricette, cliccate sopra la campanella, cari amici. Ciao!